sono tartarughine, ecco il cappellino ridicolo, ce l'ha anche lei. A me mi fa morire sto cappellino. Ebbene sì, ragazzi, il figlio a un passo dal cielo c'è. Per cui adesso aspetteremo Valentino o Valentina February. Oh no, che peccato, fanno andare a male tutto. L'aiuto perché è incinta, eh? Ok, sta abbastanza bene, ma che ore sono? Le 4? Vai a dormire, visto che tua figlia dorme, tuo marito dorme. Dormi. Vediamo se lui deve preparare del cibo. Eh sì, eh. Per cui vediamo com'è messo. C'ha fame. Dai, facciamolo dormire un'altra oretta. Allora, lei è incinta ed è a che trimestre? Terzo trimestre farà 20 ore. Beh, abbiamo da aspettare ancora un po'. Così facciamo anche aumentare un po' le abilità alla piccolina. Bene, ci vediamo domani mattina appena si svegliano tutti. Ok, pulisci il pollaio tesoro, svegliati e tu prepara una ricca colazione. Fai quel piatto meraviglioso. Prendi tutte le porzioni, vediamo cosa ha fatto. Visto che non sono andate a male, non sarebbe male. Oh, lei si deve occupare del pollaio perché io non so perché il bracciante del pollaio non si occupa mai. Sono sporche ste pore galline e lui non pulisce mai sto cavolo di pollaio. Qui abbiamo Ponzu. Poi questo è il gallo che dovrebbe essere Kimchi, infatti qui c'è Teriyaki e qui c'è Wasabi. E il pulcino? Dov'è il pulcinetto? Come sta adesso? Socialità scarsa, poi vai a parlare un po' con... Tanto vai a fare la pipì che tuo marito ti serve la colazione. L'hai prese tutte... Ma che schifo, chi l'ha fatta sta roba? Scadente, ma no, questa la deve aver fatta lei perché è proprio schifoso. Io come mi dà fastidio buttare via la roba da mangiare anche in un videogioco. Adesso sta facendo qualcos'altro lui, quindi probabilmente qui c'è appena iniziato, fatto al 25, già qualcosa. E lei si prenderà. No, 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 vabbè. Cos'è? Scotta? Cos'è? Piccante? È piccante. Cos'è che stai mangiando? Ah, la zuppa, certo. Anche per lei è piccante. Dai, magari... va bene. Oh, il ragazzo qui, il cavallo, ha bisogno di socialità. E il giardino, lui dalle 17 alle 23 si può occupare del giardino, fai super vendita dei fiori, fai una bella super vendita qua, una bella super vendita qui e una bella super vendita qui. Lo so che magari ho fatto dei doppioni, però guarda lì, qui raccogli tutto. Le cipolle non so se le abbiamo, adesso andiamo a controllare. Intanto vediamo lei. Hai preso da mangiare, tesoro mio? Hai fame ancora? Oh, allora ti puoi occupare un po' della tua perla. Vai, parla con Perla. Crogioti nel coraggio del cavallo, strofina il collo e poi abbraccia e poi sussurra a. Ah,
altre scelte, cura dei cavalli. Vabbè, basta così, direi. Oh, va bene. Tu mi sa che non ti puoi esercitare, però puoi ordinare al cavallo pratica con i barili. Vai, sì, adesso è contenta Perla, meno male. Le galline stanno bene, hanno mangiato, sembra di sì. Tutto a posto, poi fai due complimentini alla Mungi, non Persimoleon, Mungi, per avere un po' di latte da parte. Sto bracciante del ranch non fa un accidenti. E adesso fai socializza, gioca con Fraulein, con Fräulein, e lavoretti no, ancora non può chiederglielo. E parla della voglia di leccare minerali. Anche lui col suo cappellino hanno guadagnato un sacco di soldoni. E cucinami un'altra cosa ancora, perché intanto fai così: apri la valvola di sfiato, ritira queste cose e mi cucini un'altra cosa, che devi arrivarci alla promozione. Siamo quasi all'eccellente. Raggiunto il livello 5 di abilità, bene, può fare la pratica avanzata con i barili, abbracciala, dai. Accudisci, nutri con il biberon, ma non ha fame, Fräulein. Socializza, abbraccia Fräulein. E poi ordina la pratica. Ah, sta già praticando. Bene, ha raggiunto il 5, quindi potrà fare pratica avanzata. Lei non ci può salire perché è incinta. Da Ren, no, 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 no. Ritira, no, no, sei sempre lì, attaccato. Prendi tutte le porzioni e cucina. E vediamo cosa può cucinare, così nel frattempo vediamo anche se c'ha le cipolle. Cucina. No, non i dolci, vediamo le verdure. Pao de queijo, zuppa burmese, cosa gli manca? Verdure pronte. Allora facciamogli fare le verdure pronte, dai. Allora, prepara gli ingredienti, fai verdure pronte, vai. Ok, tanto è come cucinare, penso, e poi mi pulisci qua. Adesso si possono anche permettere di comprare, visto che lei è incinta. E lui è felicissimo di avere altri bambini, le compra la lavastoviglie e quindi ce l'andiamo a comprare subito. Oh, cos'altro vuole il carrello lì da me? Cosa vuole il carrello da me? Io non, se non ho comprato, ci sarà un motivo, eh? Allora, elettrodomestici, lavastoviglie bianca la prendiamo. Questa è bella. Affidabilità 5, affidabilità 5, tutte e 5. 5, per cui io direi questa qui è molto bella. La possiamo prendere così. Bella, mi piace. Ok. Bene, abbiamo anche la lavastoviglie, altra piccola vittoria. Tu stai facendo quello che ti ho detto di fare, piccola con la capretta? No, eh? Allora, quello piglia, si prende il calore della stufa invece che. E tu cerca se ci sono delle. Eccolo il pulcino! Raccogli le uova, il pulcino si chiama Tempura. Raccogli le uova, vediamo se è arrivata al terzo trimestre.
11 ore, vabbè ragazzi, fra poco. Lei non può sciare, vero? Temo fortemente di no. Ho proprio paura di no. Va bene, vediamo lui. Sta cucinando. Questo lo mettiamo qua dentro. Ah, che bravo, ha dato da mangiare alla piccolina, solo che poi la lascia sul seggiolone. Come sta la piccola? Ah, la piccolina? No, la piccola. Ok, ha mangiato, le manca il divertimento, per cui fai uscire e lei si mette qui, la bimba. Si mette qui, siediti qui e gioca, se no combina un pasticcio e gioca a forma. Vediamo un po' le abilità qui come vanno. Movimento 2, comunicazione. Comunicazione deve fare. Ok, quindi guarda video di bebè. Almeno a due deve arrivare prima che arrivi il fratellino o la sorellina. Non le ho fatto mangiare né carote né fragole, vedremo. Pulisci tesoro. Va bene che sei incinta, ma non è che puoi fare tutto quello che vuoi o non fare addirittura niente, eh? Lui che sta facendo, ecco la sua passione, il giardino. Allora, stringi un legame con le api, stringi un legame con le api, applica la terapia antiacari, applica la terapia antiacari, adesso gli faccio vendere anche il miele perché è inutile tutto sto miele, vendi il miele, vendi il miele e raccogli la cera delle api e basta. Che ha troppe cose in coda. Va bene. Ragazzi, è inutile che stiamo qui a vedere loro che non fanno niente. Piccola, dai, 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 tu guarda lì. Tu guardati un po' di TV oppure che ne so. Cos'hai che non vescica? Vai a far la pipì e ci vediamo domani che mancheranno quasi al parto. Partorisci quasi, lei non può fare nessuna ginnastica, giù non è che ha il tappetino yoga, no? Quasi glielo metterei, così fa un po' di yoga. Giada, dai, rispondiamo a papà. Sì, dai, papà, ti voglio parlare, appena ho finito di fare la pipì. Dopodiché mangi appena hai parlato col papà. Ok, ci vediamo domani ragazzi. Io intanto faccio crescere. Il Festival della Neve. Magari ci va con la bambina. A che ora? 15 mezzanotte. Vediamo come vanno le cose. Semmai stasera lei con la piccola va al Festival della Neve. Ci vediamo dopo. Eccoci che sveglia, lei sta vuole andarsi a fare la pizza, ma non mi sembra una buona idea. Cosa vuol fare? Che pizza vuol fare? Ah, beh, la pizza alla marinara. Lui è stanchissimo, però deve farsi un bel bagno e poi se ne va a dormire perché lui finisce di lavorare alle 2 di mattina. Che urto di nervi! Non lo voglio il kit dei castelli! È la terza volta che me lo propongono, ma se non l'ho comprato ci sarà un motivo? Io che ho comprato tutto tranne qualche kit, continuano a insistere, poi quello gotico e poi questo dei castelli e poi quello gotico. E poi io non ho quello della polvere e non ho questi due. Tutti gli altri li ho. Mamma mia, veder lampeggiare quel coso lì è proprio dire spendi ancora soldi, visto che non ne hai spese abbastanza. Dove stai andando tu? A letto, ma non avevi fame?
Ma fai la pizza e poi non la mangi, non so io, boh, raccogli il pasto, scusa, svegliona. Come mai non ha dormito sta ragazza? Si sveglierà in preda alle doglie del travaglio, perché siamo al partorisci fra, andremo all'ospedale e vediamo che Valentino o Valentina ci sarà. Allora, il pollaio è ancora pulito, in compenso qui no, spero che arrivi il bracciante, se no deve farlo lei. Ok, raccogli il pasto e mangiane una fetta, dai, mangiati una porzione. Poi parla pure col tuo cavallo, per carità, tanto adesso appena hai partorito, il terzo spring lo faremo più avanti, mettiamo anche il latte. Qui, così se lo beve la bimba, il latte di capretta freschissimo e le uova, 9 uova, ne abbiamo un sacco, le vendiamo, 70, abbiamo fin troppe uova. Ok, va bene, allora adesso vai pure a dormire, dai, lo so, hai sonno. Quindi dobbiamo aspettare comunque che si svegli. Non ha dormito bene stanotte, ma capisco, con quel panzone lì effettivamente si dorme male l'ultimo mese di gravidanza, cioè a ridosso proprio del parto non si fanno delle gran dormite, perché la pancia è grossa, non puoi stare a pancia in su che ti manca il respiro, di fianco devi mettere un cuscino per appoggiare la gamba piegata, a pancia sotto non se ne parla nemmeno, insomma i sonni sono un po' agitati. Dai, vai a dormire e noi ci vediamo appena ai segni del travaglio. Ok, finalmente siamo al mattino, vediamo fra quanto partorisce, forse dovremo aspettare un altro giorno. Va bene, mangiati la pizza, i cupcake li mettiamo dentro allora, oppure la bimba ha fame, vediamo un po' com'è messa. No, non ha per niente fame, ha mangiato prima di andare a letto ieri. A te t'avevo anche detto di preparare le verdure per poi cucinare altre cose. Sì, poi ti finisci anche la pizza, hai ragione. Tu intanto, piccolina, tu fai il bagno a tua figlia. Altre scelte, fai il bagno schiuma Jenny. Quindi arriverà Valentino o Valentina o Valentin, Valentino, Valentin o Valentin, come vi pare. E però February, sempre come lei, Jenny e January, Valentino o Valentina, February. E poi più avanti, perché qui già con un toddler, vabbè che lei fra un circa qualche giorno compie gli anni, per cui mi diventa una bambina. Però se no diventa il delirio qui con un toddler e un lattante, siamo nelle peste. Questa c'ha di nuovo sonno, ve l'ho detto che non dorme, poverina. È proprio lì lì per partorire, eh. Vabbè, che ne dite? Aspettiamo ancora. Tu hai fatto le verdure tritate? Le hai fatte che prima che vadano a male? Ok, raccogli gli ingredienti pronti. Ho cambiato il blu perché qui è tutto blu, le sedie blu, ho messo blu la lavastoviglie, ho messo blu anche, non ci ho mai pensato prima, ma ha più senso. Va bene, tu hai bisogno di divertirti. Adesso lei fa il bagno e dopo vi guardate un film insieme. Tu e la tua amore, mentre lei mi va avanti. Adesso, prima di andare avanti su qualunque cosa, lei le manca proprio un pezzettino piccolo a diventare autonoma col vasino. Quindi insegna Jenny January,
poi tu ti devi andare a fare una dormita. Cos'è che vuole? Allora, perché non andiamo al mercato delle pulci? Ma è distrutta tua figlia. No, no, mamma. Sto per partorire le pulci. Tu come ti puoi divertire, tesoro mio, prima di andare al lavoro? Vai, guardati un film, va? Guardati un canale. Guarda un canale, guarda dei video di addestramento culinario. Cosa esci in pigiama? Perché esci in pigiama che fa freddo qua? Ah, c'è il sole, ma fa sempre freddo. Ok, vediamo lei. A posto? No, no, amore mio, devi imparare a farla sul vasino, t'ho detto. Sì, parla, va bene. E insegna a usare il vasino. Ok, continuiamo ad aspettare, ragazzi. Che vedevo di? Sveglia, ragazzi, anche se ha ancora sonno, ma è abbastanza normale che sia così. Adesso facciamo aumentare l'immaginazione alla bimba. Guarda un canale, guarda il canale dei bambini, così lo guarda anche lei che è qui seduta. No, dove è andata? Appena mangiato alla Macedonia. Dov'è la piccola? Ma gioia mia, cosa vuoi fare? Vai a guardare la TV, tesoro, vai qui, guarda la TV, siediti e guarda un po' di TV, guarda che ti va avanti l'immaginazione. Winter, cos'è? Dobbiamo aspettare il prossimo episodio o ti decidi a partorire? Intanto chiacchiera col suo marituzzo. Ecco la bimba che arriva e si guarda un po' di TV e magari si addormenta mentre guarda la TV, si fa un pisolino. Poi faremo delle belle foto alla piccolina perché da neonata, da lattante non ci siamo riusciti, almeno non mi sembra. E poi gliele faremo insieme al fratellino o sorellina o quello che sarà. Eccola lì. Tu devi andare a far la pipì. Va bene, vai. Oh mamma, però hai vomitato un sacco, gioia mia, lucida poi. Ok, tu hai fatto tutto e aspettiamo ancora, ancora. Oh, ha completato anche il suo compito. No, non vai al lavoro, ti ho preso un giorno di ferie. Ci siamo! Ci siamo! È iniziato il travaglio! E adesso partorisci all'ospedale. Noi non andiamo. No, no, tesoro, svegliati. Guarda che si rimette a dormire, dai. Allora, raduna tre scelte, guarda il lato positivo e non c'è partorisci. Preparati, partorisci all'ospedale e noi partiamo. No, no, no. Oh signor, no, non partecipi, ormai, se no poi mi toglie tutte le azioni. Va bene, tanto non ve lo mostro. Vabbè, dai, vediamocelo, ormai siamo qui, vediamoci sto parto. Fatti registrare al banco dei pazienti. Poi vai a partorire, questa sarà la chirurga che ti tira fuori febbraietto. E vai. Dai, per favore, fammi partorire che non ne posso più di sto panzone, me lo sto portando dietro da un sacco di mesi. E vabbè, mo partorisci prima, eh. Sempre sta pipì, vedi che soffri. Tu vai qui anche tu, vai qui e vai a partorire, amore. Su, ti sta registrando? Sì, è una paziente, per cui eccola qua. Seguila, dai, vai qui anche tu.
Vediamo se va lì a partorire o se va in questo lettino qua. No, questo, ok. Vediamo il solito papà apprensivo. Ah, non è quella dottoressa lì. Vediamo. Vai qui, Darren, vai qui. Devi vedere cosa succede, no? Non ti stai rendendo... Guardatelo com'è venuto in ospedale. Oh, sentite come urla lui. Tu non fare scherzi, fammela partorire, eh? Ah, è un maschietto. Quindi abbiamo Valentin, Valentine, February, magari maiuscolo February, Valentin, Valentin, lo facciamo alla francese, February, ok, perfetto, abbiamo un no! È lei l'erede, la seconda nata, l'ultima, c'è anche Spring. Spring! E vai, abbiamo finito di partorire. Oh, che bel... Tre? No! E come la chiamo sta quarta? Allora è lei Spring. Devo fare l'altra ormai, come glieli cambio poi nel CAS. Questa è Valentina, Valentina February, maiuscolo magari, February, Valentina Febr, non ci sta February, Valentine, facciamo la francese anche lei, Valentine February, ma non ci sta. No, e vabbè, fai Valentina febbre. C'ha la febbre. Basta, vero? Oddio, tre gemelli. No, 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 no. Ci vediamo a casa, ragazzi. Devo preparare tre cullette. Ecco, il papà ha presentato i tre bebè alla sua bambina che dalla rabbia quando li ha visti ha distrutto la casetta. Riparagliela. Allora il papà è venuto, ha capito che la bimba non era proprio felicissima, se l'è presa e gli sta e le sta dicendo: guarda che sono i tuoi fratellini. Sì papà, ma tre, rallegrala, dai, rallegrala, parla del giorno e accoccolati. Lei intanto si deve occupare dei bebè, ha aggiustato la casetta. Ragazzi, io vi saluto. Abbiamo fatto tripletta. Io ho dovuto distruggere il ripostiglio che avevano qui per allargare la cameretta, perché non so come farò a metterceli tutti e tre a sto punto. Comunque a lei non è stato tolto niente, c'ha tutte le sue cosine, le sue case delle bambole, la libreria che dovrò mettere un po' meglio perché da lì mi sa che è un po' difficile. Comunque eccoci qua, abbiamo i tre, eccolo lì. Qui urge un soggiorno, ma stavolta temporaneo, ma più lungo, di emergenza con i nonni, perché devono venire i nonni a darle una mano. Bene ragazzi, vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao, che sorpresa, mamma mia, eccolo, ecco anche Spring, bacio a Spring sulla fronte. Nutri, cura dei neonati, Nutri e lei allattala. Bene, di nuovo, ciao a tutti, ciao ciao.